Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto e ben trovati all'approfondimento. Non hanno conquistato neanche un set. Eppure, le ragazze del sitting volley del Ruanda la loro Paralimpiade l'hanno già vinta. Unica squadra a qualificarsi per le Paralimpiadi tra quelle dell'Africa subsahariana, il vero successo per le ruandesi è stato quello di portare nel loro paese il messaggio che attraverso la pratica sportiva qualsiasi condizione può cambiare. Molte persone con disabilità non vanno a scuola, stanno semplicemente sedute a casa e non escono dalle loro stanze perché si lamentano del fatto che non possono fare nulla. Si lasciano semplicemente morire in casa, ha affermato qualche giorno fa la capitana ruandese Liliane Mukobuankawe, attribuendo alle squadre di club del paese il merito di aver innalzato il profilo del sitting volley in Ruanda e di avere ispirato la società civile ad avere una visione diversa delle persone con disabilità in un paese devastato dalle ferite della guerra etnica con i suoi massacri. Dopo il terribile genocidio di metà anni 90 e il faticoso processo di pacificazione interna, il Ruanda ha conosciuto un intenso sviluppo economico che però non ha eliminato le sacche di povertà e gli evidenti squilibri sociali. Secondo il censimento nazionale del 2012, tra le persone di età superiore ai 5 anni, in Ruanda ci sono quasi 450.000 persone con disabilità, che corrispondono a circa il 5% della popolazione totale di età superiore ai 5 anni. La partecipazione della nazionale femminile di sitting volley a Tokyo 2020 segue l'esempio dell'Iran maschile, che per decenni ha aiutato a sviluppare nel paese un complesso sistema di società sportive di sitting volley. L'esempio del Ruanda può smuovere la sensibilità di tutto il continente africano, se si considera che ci sono circa 80 milioni di disabili in tutta l'Africa, pari al 16% della popolazione del continente nero. In Ruanda ci sono già 18 squadre maschili e 12 femminili, un numero elevatissimo rispetto ad altri paesi mondiali. Inizieremo ora a prepararci per Parigi 2024, non aspetteremo, ha detto il loro allenatore Jean-Marie Nsengiyumva. In qualità di rappresentante delle donne per il Comitato Paralimpico Ruandese dal 2017, la capitana Mukobuankawe viaggia spesso per il paese, visitando centri per persone con disabilità e cercando di garantire in particolare alle donne l'accesso all'istruzione, alla formazione professionale e a strutture sicure. La nostra squadra proviene da tutti i diversi distretti del Ruanda perché se vuoi essere in nazionale devi prima giocare in squadre di club, ha detto Mukobuankawe. La mentalità sta cambiando, ha aggiunto l'allenatore Nsengiyumva. C'è molto più supporto culturale per le persone con disabilità perché vedono cosa sono capaci di fare.